Maurizio. Cognome: Di Cesare. Data di nascita: 12/7/1992. Professione: Cantante. Segni particolari: Fresco. Molto fresco. Buongiorno, Maurizio. Buongiorno a voi. Ah, che bellotti. Bentornato. Suoni la campana. Ah, che ah sì, bravo, Maurizio. Alleluia. Bravo, diciamo che ho fatto dei sermoni in favore di questo ragazzo. È un piacere, ti abbiamo seguito con un grande interesse nella tua avventura di The Voice, raccontata in lungo e largo, insomma è giusto che sia così. Sì, ma vi ringrazio, è un piacere per me essere qua, quindi buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno a te, e adesso è ovvio che finita un'esperienza come quella bisogna cominciare a pedalare in qualche maniera con le proprie gambe o comunque con tutto quello che è il bagaglio che uno si porta via da un'esperienza del genere. Però tornando a monte, l'avrai raccontato, solo per fare un veloce inciso, tutto nasce dalla partecipazione a un reality, a un talent, a quello che in realtà no, reality no, perché non ha niente di reality come Amici. Esattamente. Ha qualcosa appunto che strizza l'occhio anche al reality, a un talent, e con in tasca però la consapevolezza, perché a proposito di Miss Italia, proprio Maurizio con noi ha passato tutta un'intera estate a regalarci, conosciamo benissimo, gran bel buon umore attraverso la sua musica. Tramite Matteo per primo, per attenzione, ma lui fece anche 100, esattamente, nella edizione dove ma l'ho vinto io, l'aveva vinto, ed è stata anche l'ultima edizione, quindi sono ancora il vincitore in carica. Penso che lo sarò per Maurizio, tutta la vita. Ricordo molto bene. Chissà che non si ripeta con Michela Giangrasso qualcosa di questo tipo qui a Stadio 1. Chissà, non lo so. No, ma io vorrei essere il vincitore in carica per tutta la vita. Quindi se non lo ripete, ti faremo fare il presidente in pectore. Oh, che bello. Però un'investitura. The Voice è sicuramente una macchina oliata da qualche anno. È un'esperienza e un'opportunità notevoli. Ma assolutamente. È un'esperienza nazionale, quindi ti permette di farti vedere, farti ascoltare dal grande pubblico, quindi che onestamente ti ha apprezzato parecchio, devo dire. Ma io questo lo sostieni, io me ne sono accorto, però insomma non mi piace. No, certo, dirlo. È sempre un po' imbarazzante parlare di se stessi, ovvio, lo dico io, ma lo dico con cognizione di causa, non lo sto dicendo. Certo, perché certo. Tu ai miei occhi appaia come un bravissimo ragazzo, un bravissimo professionista e un grande talento, quindi lo dico questo, perché i risultati condivido sono totalmente il pensiero dei Mattianti. Assolutamente. Ma io sono felicissimo che la gente ha riconosciuto la mia semplicità. Ecco, io questo continuerò sempre a ripeterlo, perché la televisione è una scatola incredibile in cui può passare qualsiasi tipo di messaggio. Quindi questo per me è stato fondamentale. Noi pensa che qua il messaggio che abbiamo voluto dare dall'inizio, dal 31 di marzo del 2014, era che la televisione, che è sempre stata vista e concepita come una scatola chiusa per pochi eletti, fosse invece un bar dello sport aperto. Ma assolutamente sì. E quindi sì, alla fine ci piaceva così. Senti, ma tu sei arrivato lì, hai cantato un sacco di cover e quindi hai dato modo di far vedere il tuo talento vocale. Ma tu nella tua vita scrivi anche la musica? Io nella mia vita scrivo, assolutamente. Scrivo un sacco di cose che a volte sono un po' strane, perché a me piace la musica black, la musica R&B, quindi tendenzialmente tendo a scrivere più in inglese. Che sei molto acculturata anche sul piano musicale, conosci la musica come pochi, mi è stato detto. Come pochi, no dai, no, insomma. Ma sono informato. Sono informato, caro Maurizio. Ho studiato musica classica, quindi arrivo da un bagaglio culturale del conservatorio. Esatto. Poi ovviamente ho preso la mia strada pop, quella proprio commerciale, quindi... Beh, per forza, se vuoi rimanere a galla in questo settore, certo. Non dico per forza ultra commerciale, puoi anche fare ciò che ti piace, ma chi fa troppo ciò che piace rischia di stare in un settore di nicchia che non rende. Assolutamente, bisogna mettere un po' tutto nel pentolone e avere un equilibrio. Allora, ti piace scrivere in inglese? Sì, mi piace molto scrivere in inglese, solo che qui siamo in Italia, quindi a volte mi devo sforzare un po'. Ma cioè, guarda, Mad è un ottimo progetto. Io e Mad ci siamo anche conosciuti da pochissimo. Io l'ho intervistato, infatti, per radio. Mad, radio ti saluto, Sintoni. Saluto Fabio. No, lo saluto anch'io con molto piacere, perché anche lui è uno di quelli proprio veraci, veri. Assolutamente sì, assolutamente. Ieri sera l'ho visto anche al Coca-Cola Summer Festival. Sì, sì, ma infatti è stata un'ottimissima esibizione. Lui ha un progetto particolarissimo. Sono felicissimo per lui, ecco, che riesca a funzionare. Lui è uscito da poco con Meditation, che è il suo nuovo esattamente album, che sì, sta già riscuotendo un grossissimo successo. E tu, il tuo primo album? Il mio primo album si spera che abbia delle date, insomma, vicine a quella di oggi, ecco, quindi è in programma. Imminente, è in fase di lavoro. Possiamo usare questo termine, imminente? Però
È in fase di lavorazione. Andremo, no? Magari non si può parlare di date perché ci sono tanti, certo, certo, progetti nel calderone, quindi bisogna andremo vedere un a buttare po' lì qualcosina, appunto, dei tanti progetti nel calderone tra poco. Ma tornando a The Voice, rivediamo queste immagini che hanno sicuramente decretato il salto dall'essere un bravo professionista, un bel talento, all'essere un bel talento ma con il pubblico giusto davanti. Grazie. Vediamo. What would I do without your smart mouth? Drawing me in, you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. Sicuramente un ricordo indelebile. Wow, Emilio, vi ringrazio. Bella, sì. E credo che questo poi però parta da un talento o da una passione che hai scoperto a che età? Perché in tutte queste cose che ha fatto, ricordiamoci che tu oggi hai... Io ho 23 anni, sì, sei del 92. Quindi c'è tutta ancora una vita davanti per fare. Ma io me lo auguro, tanto altro. Insomma, che... Dicevo, a che età però ti rendi conto che la voce... Ma diciamo che prima hai nominato l'esperienza di 100, io penso che... Da lì. Quanti anni avevi a 100? Avevo 14 anni. 14 anni, quindi penso di aver preso coscienza del fatto che volevo intraprendere questa strada proprio quando ho vinto 100. Era piccolo, ma era già così, cioè era questo. Sì, io ma... mi ricordo del suo viso che non è... A parte la barba, vabbè. Però era questo. Sì, sì. Ma ricordo la finale, sai che seguivo la trasmissione. Sì, certo, quindi. Certo, assolutamente. Bene. Passati tantissimi anni. 9 anni sono nove passati. 9 anni, ricordo molto bene. Fortunatissima forza. Sicuramente ero molto più impacciato di oggi. Per esempio, visto che hai scelto anni. The Voice, ma il resto dei talent... No, io li ho provati tutti. Li hai provati tutti. Anche assolutamente, X-Factor, sì, io ho provato amici. Tutto. Ho provato Amici, X Factor, Sanremo, Castrocaro, tutti. I concorsi e i festival come andò a Castrocaro? A Castrocaro purtroppo beccai l'anno in cui le produzioni si stavano dividendo e quindi beccai la produzione che stava perdendo l'esclusiva e quindi il mio provino non ebbe nessuna valanza. Sì, perché poi il problema è che devi incastrare una serie di coincidenze, sì, lo so. Beh, che forse come quella legata alla Blue Moon di questa notte. A proposito di coincidenze, non so se sapete, ma questa notte è chiamata la notte della luna blu, Blue Moon, sentito. Perché capita e capiterà di nuovo nel 2018 che ci saranno 2 lune piene in un mese, quindi diventeranno 13 lune piene in un anno e viene definita la notte appunto della luna blu. Uno è stato il 1° di luglio, uno è oggi, quindi stanotte per gli amanti della luna piena, wow. Possono guardare e farsi sarà venire.
modo di ispirazione. E nel 2018 sarà il 1 gennaio e il 31 gennaio, così, tanto per incastrare le coincidenze. Adesso, con la luna buona, la luna esatto, piena, la luna dovrebbe portare fortuna, esatto, illuminare il suo sentiero. Esattamente, speriamo possa illuminare il sentiero, che è già abbastanza illuminato, possa renderlo adesso, ancora sì, più chiaro. Dopo la pubblicità cercheremo di capire come potrebbe essere ancora più chiaro. State lì, Maurizio Di Cesare con noi. Allora, siamo rimasti al discorso Sanremo. Sanremo è una delle tappe che i cantanti di un certo tipo hanno sempre snobbato, ma alla fine prima o poi ci si torna o ci si vorrebbe andare. Però, è un passaggio, è una vetrina pazzesca. Per un giovane è sempre una vetrina mediatica importantissima, perché comunque è una kermesse che è conosciuta in tutto il mondo. Vero. Noi italiani siamo famosi per il Festival di Sanremo, che quest'anno giunge alla 66esima edizione, quindi io penso, insomma, Maurizio Di Cesare sia pronto per andare a calcare quel palco, assolutamente. Io mi butto completamente. Certo, ci vogliono, sono cambiate un po' le regole, ci vogliono due singoli. Ci vogliono due singoli pubblicati su iTunes e una bella etichetta che ti proponga. Sono quindi un po' più rigide le regole quest'anno. Assolutamente, sì, sono più rigide, ma perché ci sarà su Rai 1 un talent da cui saranno estratti i sei cantanti che verranno estratti. Quindi anche Rai 1 prende spunto da Rai 2, da X Factor, quindi da Sky, da Amici, da quant'altro, e crea un talent che prende i giovani per portarli sul palco di Sanremo. Esattamente, sì, esattamente. Quindi incrociamo le dita e vediamo che cosa bisogna fare. L'abbiamo detto cosa bisogna fare. Se lei è qua, oltre ai famosi due pezzi, ci vuole una bella etichetta, quindi una bella... Sì, io guardi, ce l'ho qua della maglietta, c'ho una bella etichetta qua di Andrea Pinna, le perle di Pinna. Non è sufficiente. Non è sufficiente, vabbè, allora vedremo cosa possiamo fare. Sì. Allora, invece, in famiglia e tutto questo gran bel movimento qui a Cagliari, sei tornato, hai fatto, un paio di concerti. Sì, assolutamente. Ho fatto il concerto gratuito che i miei genitori vi promisero qua. Sì, è vero. Ricordo molto bene. Sì. Sono venuti in 800 e per me 800 persone per un concerto gratuito, dopo un'esperienza che comunque mi ha messo così in luce, soprattutto in settimana, era un giovedì, quindi sono stato felicissimo. Abbiamo un piccolo documento anche di questo, okay, le immagini che riguardano appunto il tuo concerto all'Ex Vetere. Va bene, va bene. Vediamo. Siamo qua pronti. Se le abbiamo adesso, non le abbiamo? Ah, non le abbiamo prese? Ah, sì, scusate, teoricamente mi risulterebbe avere, allora DJ Fabietto, scusate, no, io pensavo le avessi acquisite, quindi per quello che abbiamo dritto. Allora le facciamo vedere adesso, eccole qua, dai. Signora che ti bacia? La signora ha 92 anni, l'ha detto proprio in quel momento, quindi avevo dai fan più piccoli ai fan più grandi. Bella questa cosa, dicevamo ti sei commosso perché non vedevi bene che avevi davanti, no, a un certo punto no, perché avevo i fari che hanno permesso in qualche modo comunque di avvicinarsi, quindi le luci non ti abbagliavano solo guardando nel vuoto, ma hai visto quanta gente c'era. Ho visto quanta gente era venuta per me, quindi insomma è stata una bellissima emozione, una bellissima sensazione. E racchiudendo, tornando in studio, se vogliamo, anche con le immagini, racchiudendo a tuo padre, tua madre, la tua famiglia, come hanno vissuto questa cosa? L'abbiamo visto qui, erano molto elettrizzati. Ma moltissimo. Loro c'era una crociata. Sì, nei tuoi confronti. Loro hanno vissuto anche noi.
questa esperienza in maniera del tutto positiva, perché hanno sempre sperato e mi hanno sempre aiutato sia a livello familiare ma anche a livello economico, perché come ben sappiamo bisogna partire per fare, certo, i provini, quindi certo, se non ci, certo, fosse stato papà a dare il cash non sarei mai andato a fare The Voice, quindi io li ringrazio anche oggi qua da voi per tutto il supporto e il sostegno. E poi mi hanno aiutato a fare la pubblicità giusta, sono venuti qua, continuo a dire da voi, quindi vi ringrazio, sì, sì, per averli ospitati e per avermi dato la possibilità. So che a proposito di Michela Giangrasso, della quale ho qui in mano questa brochure che è molto bella, della quale potremmo stare qui a parlare per ore e ore e ore, dalle collaborazioni, da tutto quello che ha costruito Michela. Beh, in questi vent'anni, so che tu con Michela hai uno speciale rapporto. Sì, specialissimo, infatti ti ringrazio per tutto l'aiuto che mi hai dato, Michi, ti saluto. Questa brochure, se volete, la troverete in giro, insomma, per anche voi buttarvi dentro il mondo di Miss Italia e Sardegna e scoprire questi 20 anni per Michela Giangrasso cosa hanno significato e magari i prossimi 20 cosa significheranno. Ecco. Esattamente. Lo auguriamo. Michele anche per lui, Certo. Speriamo. 20 anni. Prima di chiudere abbiamo 4 minuti e io credo che due sono le cose importanti per un giovane di 23 anni che vuol fare di mestiere la musica. Innanzitutto credere nelle proprie capacità, sicuramente, e avere quel piccolo briciolo di incoscienza che a quest'età si può ancora permettere uno di avere nell'investire tempo e risorse in quello che fai, perché poi studiare credo che anche per un cantante sia fondamentale. È fondamentalissimo, assolutamente, però come la storia della musica ha dimostrato ci sono state persone che sono riuscite a raggiungere la vetta senza aver mai studiato, questo, mentre ci sono stati personaggi che hanno avuto una grandissima cultura e poi hanno comunque fatto il loro lavoro in maniera inferiore rispetto a quelli che sono arrivati più in alto. Io mi auguro fortuna che la mia piccola parte di studio mi aiuterà, anche perché io sono abbastanza incosciente. Hai per caso mai pensato di trasferirti? Assolutamente sì, io credo che questa situazione avverrà e non credo che succederà fra tanto. Ah, in tempi ma credo brevi. Che in tempi brevi, insomma. Quindi le piazze di Roma o Milano? Eh beh, assolutamente sì, anche perché per i cantanti, soprattutto per tutti gli artisti, Milano è il centro della vita musicale, cioè proprio l'esigenza. Quanto sei stato a Milano quando hanno fatto The Voice, che era a Milano? Sì, a Milano, via Mecenate. Io sono stato là per 2 mesi perché poi sono dovuto andare via per la mia eliminazione dal programma. E quindi hai potuto vivere per la prima volta a Milano in un altro assolutamente modo? Sì, ho vissuto Milano con altri occhi, perché ogni volta ci andavo con la valigia per tornare a casa, invece viverla stando lì materialmente è stato bello, mi è piaciuta tanto, anche perché comunque non c'era così freddo come dicono, il sole c'era e spesso c'era nuvola qua, vento qua e lì c'era un caldo. Guarda che senti come il Parlamento di Milano, che schifo, bravo, bravo. C'è anche l'aspetto psicologico. Qua, lui in Milano, secondo dai. Me questo qui è un crumiro mancato. Questo qui è un crumiro mancato. Perché? Tu avevi, ma secondo me più era verità. Più giusto che la tua nascita avvenisse nella vecchia bella Lombardia. Che era un milanese, che lui era anche gassato e vedeva Milano un ultimo diverso. Faccio una domanda. Va bene? Assolutamente. La domanda del secolo è quella, ma sì, andando via poi dopo le grandi opportunità, ma ti mancherà la tua Sardegna? Avverrà, cioè, ma quello come sempre, certo. La mia terra mi manca sempre, dal minuto in cui poggio il mio piede in altri posti. Tu abiti a Cagliari, vero? Io abito a Cagliari, abito. Senti, a Pirri, ma almeno, perché qua noi siamo un po' esigenti noi milanesi, quando arriva un extracomunitario bisogna capire subito come accoglierlo. Scusami. Allora facciamo subito un test. Cadrega. Deve dire alcuni termini. Vedi, ho già perso in partenza. No, devi dire, se trasgio sulla cadrega. Vuoi essere trasgiosto sulla cadrega? Ecco, che vuol dire, vuoi allora, siediti sulla sedia. Allora, ecco, devo imparare. Bisogna acculturarsi, perché sennò qua noi l'extracomunitario non lo facciamo entrare, perché noi da un po' in giù è tutta Teronia, capisci? Comunque, allora, tornando a noi, la strategia è definita. Devi andare via da Cagliari, vai a abitare a Milano e da lì... E da lì e lo da sentiamo lì, con inizi Skype. Inizi subito da lì ci sentiamo su Skype e via telefono. Noi avremo modo di vederti ogni tanto. Lo
dovesse scendere a Cagliari, verresta a trovarci. Certamente. È sempre un piacere. Ti auguriamo vederti. Davvero una carriera splendida, per come te la meriti. Speriamo. Ma sai cosa ti auguro ancora di più, visto che hai 23 anni? Di riuscire a fare della tua passione l'elemento che possa portare poi a concretizzare di più e farla diventare un mestiere, ma quella serenità che necessita la vita anche per essere affrontata attraverso successi e insuccessi. Siccome questo mestiere è fatto molto di alti e bassi, io ti auguro di rimanere in una linea continua di soddisfazione. Io me lo auguro, insomma, speriamo che questo accada. Maurizio Di Cesare, Maurizio. Ai due di Viaventuri, grazie, grazie, grazie a voi, Maurizio. Buone vacanze, vediamo presto. Piacere vederti. Altrettanto piacere. Avremo modo torneremo, ha detto bene il presidente Mameli, il 31 di agosto, ma già domenica c'è il meglio di questa settimana, sì. Quindi vi invitiamo alle 21 su Sardegna 1 canale 19 e poi vi ricordo il 29 di agosto la finale di Miss Italia in Sardegna, qui sempre su Sardegna 1. Grazie davvero di cuore a Cristian Manca, Gianfranco Trullo, il DJ Fabietto, Stefano, Gigi Perra, Gianni De Lusso, insomma tutta la squadra che ha lavorato. Grazie alla rete, a Sandro Crisponi, a Mario Tasca, alla redazione per tutto quello che è stato il supporto. Vi lasciamo col meglio, però da lunedì c'è il meglio che vi tiene compagnia, quindi un mese senza vedere le nostre facce da pirla, no rimarremo, soprattutto la sua, sarà sua. Rimarremo con sua. Voi ciao, va bene, ciao al 31 agosto, cari amici e cari spettatori, ciao.